Allora, siamo qui al boschetto a seguire gli allievi stamattina con il presidente Pietro La Frocia. Ha iniziato bene questa partita perché stiamo vincendo per parecchi gol, 6-0, ecco. Ok, presidente, come la vede la partita? Un'ottima partita, i ragazzi stanno giocando benissimo, si vede anche il lavoro di mister Caputo, che sta dando un'impronta anche tattica alla squadra. Non giocano più di individualità come all'inizio del campionato, ma si vede che tatticamente sono messi bene. Comunque, questo poi è un giudizio che lasceremo dare al mister a fine campionato. L'importante, comunque, almeno dal mio punto di vista, è vedere le famiglie che vengono a seguire i ragazzi, un tifo genuino, spontaneo, e fa bene ai ragazzi, fa bene a noi come società e fa bene anche a Vigianello.
Per cui poi, vabbè, dal punto di vista agonistico, oggi è un'ottima sportiva, è stato un ottimo weekend ieri. La goleata della prima squadra 14-2 contro Real Novasiri. Oggi i ragazzi a fine primo tempo conducono 6-0 e appunto il primo tempo lascia ben sperare per, sì, beh, salvo un ribaltone. Comunque penso che i ragazzi hanno dimostrato di essere forti e concentrati. Ok, allora noi andiamo a seguire il secondo tempo dei ragazzi di Mister Caputo e ci vediamo a fine partita. Ok, forza Castro. Sempre.
Allora, siamo qui a fine partita, Castrum Bianelli Allievi contro il CSI Sant'Antonio Tricarico. Mister, meglio di così non poteva finire, non ci siamo resi conto neanche quante gol abbiamo fatto. Ecco, abbiamo un pochettino fatto come ieri, una grande goleata. Ho visto la squadra molto serena, tranquilla, ben messa in campo. Poi mi sono reso conto anche di un'altra cosa, ma quella gliela chiedo dopo. Allora, come ha visto la partita? Ho visto la partita che siamo stati padroni del campo con un buon avversario. Abbiamo fatto una gara perfetta su tutti i punti di vista, contro un buon avversario. L'andata oggi non erano neanche al completo, quindi non essendo al completo mancava qualcosina loro, ma questa è una buona squadra perché all'andata ci ha dato grande, ci ha dato difficoltà. Siamo stati in difficoltà, quindi un ulteriore ringraziamento ai ragazzi che si sono messi a disposizione di quello che abbiamo preparato in settimana e che poi si è tradotto in un risultato positivo. Direi oggi una bella giornata, una giornata bella per la famiglia Castro, perché una vittoria ieri con la prima squadra e una vittoria oggi con i ragazzi, quindi meglio di così non si poteva andare. Mister, io ho una curiosità, e tutti noi del castrumbianelli.it ce l'abbiamo. E allora, abbiamo visto Emilio Pambianco, che anche oggi ha segnato un bel po' di gol, e l'abbiamo visto giocare a pivot, l'abbiamo visto giocare un po' dietro al pivot, oggi l'abbiamo visto giocare in difesa. Che dobbiamo aspettarci? La prossima partita giocherà in porta? Beh, Emilio è un giocatore, un ragazzo che si mette a disposizione dell'allenatore, dove oggi, essendo un risultato più largo, ho voluto provarlo anche dietro, giocando dietro, perché sono anche poi queste condizioni, su questi risultati più larghi si può provare, si possono fare anche esperimenti. Per esempio, non solo Emilio, ma anche Dario a sinistra, esterno, abbiamo provato Egidio pivot e anche esterno, quindi abbiamo fatto un po' di provare un po' i ragazzi in ruoli diversi, come giocano naturalmente, sì. Naturalmente la mia, questa era solo una provocazione. Sappiamo che Emilio quest'anno è tra i primi come capocannoniere, viaggia intorno, io penso che chiuderà con i 60 gol, non è poco, speriamo bene. Ok mister, io la ringrazio, mi fermo qui col presidente per ancora un attimino e in bocca al lupo per gli allenamenti e per la prossima partita. Grazie, vorrei aggiungere un'altra cosa, praticamente, perché fare veramente un elogio e un applauso a questi ragazzi che all'inizio del campionato non pensava nessuno che riuscivamo a fare con oggi questi 3 punti, 25 punti. Mancano 6 partite, adesso dalla prossima settimana prepareremo partita dopo partita e chiederò alla squadra di vincere 6 partite, se ci riusciremo. Speriamo bene. Speriamo bene, grazie a voi. Allora, presidente, 6 partite alla fine, questi ragazzi degli allievi si è riusciti a costruire una bella squadra, abbiamo visto dei ragazzi che sono cresciuti nel tempo e hanno acquistato sempre più sicurezza nelle proprie capacità calcistiche. Come ha visto la squadra oggi? Beh, la squadra oggi, ripeto, come ho detto a fine primo tempo, la squadra ben messa in campo, si vede la mano del mister. Posso dire che i ragazzi, cioè, all'inizio campionato c'erano molti di loro che non avevano mai disputato un campionato ufficiale FIGC, alcuni altri penso non avessero fatto pochissime partite anche a livello amatoriale, per cui posso dire che la squadra è migliorata enormemente, ci sono stati dei grandissimi passi in avanti, vuoi il sacrificio dei singoli ragazzi, vuoi l'impegno e la dedizione del mister, vuoi l'attaccamento alla società, per cui posso dire che è stato fatto un ottimo lavoro sia dai ragazzi sia dallo staff tecnico che dalla stessa società, per cui noi adesso cercheremo di spingerci sempre più in avanti, di migliorarci, però sono contento, sono soddisfatto, è veramente, veramente un grosso risultato, a parte, diciamo, il risultato puramente statistico della vittoria in larga misura, però sono contento proprio dell'atteggiamento, della voglia di fare dei ragazzi, cioè anche lo spirito. Tutti cercano di fare il gol, è significativo appunto di questo attaccamento, di questo loro impegno, scusate,
che mettono durante le partite. Il famoso cuore castrum. Il cuore castrum è fondamentale. Spero che molti di questi ragazzi, se non tutti, possiamo tra qualche anno portarceli in prima squadra, in modo tale appunto da costruire la famosa candela di cui ultimamente si sente parlare in televisione, e appunto farli arrivare in prima squadra già abituati a un tipo di gioco, a un tipo di comportamento, perché appunto tengo a sottolineare che l'obiettivo sì è quello di vincere, ma è quello anche di rispettare le regole, gli avversari e l'arbitro. Quindi detto questo, faccio rinnovi complimenti al mister e alla squadra, davvero un'ottima partita. Allora io chiudo facendo i complimenti alla squadra del CSI Sant'Antonio Tricarico e naturalmente alla nostra squadra, al Castrum, e sempre e forza Castrum. Sempre forza Castrum. Grazie.